Ciao a tutti, io sono Gioele Urso, sono un giornalista torinese, mi occupo di informazione multimediale, di video editing. Lavoro per una testata online che si chiama Torino Today, ma sono anche il direttore di un settimanale, del Pinerolese che si chiama Le Valli. Com'è cambiata l'informazione in questo periodo, adesso che c'è l'emergenza coronavirus? Io vi posso dare due punti di vista. Il primo è quello dell'informazione locale. Le persone che si rivolgono alle valli adesso vogliono avere informazioni concrete. Perché una città come Torino, per esempio, è coperta da una moltitudine di giornali, di testate online, di radio, di televisioni, di giornalisti freelance che possono dare le informazioni il prima possibile. Un piccolo paese invece ha bisogno di un presidio e il settimanale locale, i giornalisti locali si occupano di questo, di dare informazioni concrete ai propri lettori. Per quanto riguarda invece l'informazione multimediale, i video, qui il mondo nell'ultimo mese è cambiato in modo importantissimo e a più step, perché all'inizio della crisi io personalmente ho lavorato molto come lavorano le televisioni, pur lavorando per un sito, quindi presidiando i palazzi delle istituzioni e cercando di avere aggiornamenti il prima possibile sull'evoluzione dei fatti. E poi però a poco le cose sono cambiate, siamo arrivati adesso al punto in cui ovviamente noi non possiamo, anche noi teoricamente possiamo uscire il meno possibile da casa. Però abbiamo notato, ho notato, che c'è stato per esempio un incremento da parte del mondo della politica e delle istituzioni dell'utilizzo dei video e dei social network. Quindi questo per esempio è un cambiamento tangibile. Però sto anche imparando ad utilizzare strumenti nuovi. Questa può essere, diciamo, un'opportunità per imparare ad utilizzare strumenti nuovi, strumenti che mi permettono di ridurre le distanze tra me, che faccio il giornalista, e la persona che devo intervistare. Quindi sto imparando ad utilizzare programmi che mi permettono di realizzare interviste a distanza utilizzando lo strumento della videochiamata, tra virgolette, anche se tecnicamente poi non è una videochiamata. Sto aggiornandomi dal punto di vista anche delle dirette, streaming, diciamo che sto utilizzando questo momento di crisi sanitaria per anche imparare qualcosa e rimanere al passo con l'avanzare anche della tecnologia. Ci si adatta, dobbiamo adattarci ad un momento come questo. Per quanto riguarda i contenuti, all'inizio le persone e anche adesso vogliono aggiornamenti concreti, come dicevo prima. Vogliono sapere se possono uscire di casa, se possono andare a fare la spesa, dove possono andare a fare la spesa. Però io credo che le persone vogliano anche storie e noi stiamo raccontando anche questo. Stiamo raccontando le storie delle persone che in quarantena si inventano qualcosa per far fare un sorriso anche a chi non è con loro e magari utilizzano i social network. Quindi diciamo che ci stiamo adattando, stiamo imparando e stiamo soprattutto pubblicando notizie, camminando come se fossimo su un pavimento pieno di roba delicatissima che non dobbiamo rompere. Perché le persone in questo momento hanno bisogno di notizie, ma hanno bisogno di notizie vere, concrete, verificate. E quindi anche lì abbiamo utilizzato molta più prudenza di quella che già utilizziamo normalmente. Ecco come è cambiato il mio lavoro in questo mese che io ricorderò per tutta la mia vita e che tutti noi ricorderemo per tutta la nostra vita.